Ciao a tutti e bentornati sul canale. Questa ricetta fa parte della rubrica Ricette facili e veloci con il tuo bimbi. È una collezione che è uscita in edicola, sono delle schede che sono uscite in edicola qualche tempo fa e ve ne ho parlato nel video che vi linko qui su. Oggi la ricetta che vi propongo è quella delle brioche. È una ricetta abbastanza facile, infatti la difficoltà è facile. Dice che ci vogliono 150 minuti per la lievitazione, pronto in 8 minuti, più 20 di forno, più la lievitazione. Calorie per porzione 293. Tra i suggerimenti del carrello della spesa, farina di Manitoba, miele, lievito fresco, buccia d'arancia. Nella versione che vi propongo io non ci sarà la buccia d'arancia e non userò il lievito fresco perché in casa non ce l'ho, ma ho quello secco. Per conoscere gli ingredienti aspettate la sigla. Gli ingredienti per la preparazione di 10 brioche circa sono 250 g di farina Manitoba, 250 g di farina zero, 175 g di latte delattosato più 2 cucchiai a parte, 2 uova intere più un tuorlo, un cucchiaino di miele, 10 g di lievito di birra secco, 75 g di zucchero semolato classico, 75 g di margarina di soia morbida, 10 g di sale. Metto nel boccale i 250 g di Manitoba e i 250 g di farina zero, i 175 g di latte, i 10 g di lievito, le due uova, un cucchiaino di miele, i 75 g di zucchero e lascio impastare il bimbi per 4 minuti a velocità spiga. Adesso unisco i 75 g di margarina di soia in pezzi, i 10 g di sale e lascio impastare per altri 4 minuti sempre a velocità spiga. Ora riverso l'impasto ottenuto su un piano di lavoro ben spolverato di farina. Lo lavoro un po' con le mani per ottenere una bella palla compatta. La metto all'interno di una ciotola capiente e lascio che lieviti per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, riprendo il panetto, divido l'impasto in una decina di palline circa da 80 g e altre palline da 25 per creare il famoso tuppo. Lavoro le palline da 80 g in modo da ottenere un risultato il più regolare possibile. Faccio la stessa operazione con le palline più piccole, quelle da 25 g. Al centro della pallina da 80 creo una piccola fossa, la bagno leggermente con dell'acqua, lo faccio con le dita e appoggio su la pallina più piccola.
Come avete visto, io ho creato soltanto 6 brioche, in realtà perché ho lasciato da parte dell'altro impasto per poter creare 2 panini, perché questa ricetta secondo me può essere utile anche per creare i panini per hamburger. Quindi riprendo l'impasto che ho lasciato da parte, creo il mio piccolo roll e do forma ai 2 panini. Dopo aver messo le brioche ben distanziate su una carta ricoperta da carta forno, le brioche devono lievitare per altre 2 ore. Io ho lasciato lievitare le mie brioche per troppo tempo, infatti si sono sedute e il tuppo non si vede quasi più, si è abbassato. Quindi dopo che hanno lievitato appunto per queste 2 ore, vanno spennellate con un po' di latte e tuorlo d'uovo. Le in forno, a forno già caldo, per una trentina di minuti, questo dipende ovviamente sempre dal nostro forno, a 180 gradi circa. Nel mio caso a 160 gradi, ovviamente finché non diventano ben dorate. Ed ecco il risultato che ho ottenuto, delle brioche sofficissime e profumatissime. E i 2 accanto con il sesamo sono ovviamente i panini per hamburger. Il video termina qui, vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social. Ovviamente se non siete iscritti iscrivetevi al canale. E mi raccomando, visitate il mio sito internet www.stefaniclay.it. Ciao e al prossimo video! Della Wycon. Sto parlando del Long Lasting Liquid Lipstick.